L'anima immortale, separata dal corpo subito dopo la morte, viene giudicata da Dio in rapporto alla fede e alle opere compiute. È questo il giudizio particolare con il quale viene data a ciascuno l'immediata retribuzione per la sua vita terrena. Tale retribuzione consiste nell'accedere o alla gioia eterna del paradiso, subito dopo la morte oppure dopo un'adeguata purificazione, cosiddetto purgatorio, o alla dannazione eterna dell'inferno. Giudizio, inferno, paradiso sono i cosiddetti novissimi, le realtà ultime, totalmente nuove, che coinvolgeranno tutti noi. Benedetto XVI scrive nel suo libro Intervista Luce del Mondo: «I novissimi sono come un pane duro per gli uomini di oggi. Gli appaiono irreali. Vorrebbero al loro posto risposte concrete per l'oggi, soluzioni per le tribolazioni quotidiane. Ma sono risposte che restano a metà se non permettono anche di presentire e riconoscere che io mi estendo oltre questa vita materiale, che c'è il giudizio e che c'è la grazia e l'eternità. In questo senso dobbiamo anche trovare parole e modi nuovi per permettere all'uomo di sfondare il muro del suono del finito». E San Giovanni della Croce così ci dice: «Alla sera della vita saremo giudicati sull'amore».